cui ragionavo stamattina mentre arrivavo, è che sono necessari dei giornalisti per ascoltarci quando si parla di arresto cardiaco. Noi abbiamo una visione un po' privilegiata, dal 118 dal punto di vista statistico, quindi abbiamo forse un quadro preciso di quali sono i numeri, dell'arresto cardiaco. E allora riflettevo sul fatto che in provincia di Como ogni anno registriamo purtroppo 35-40 morti per incidente stradale o traumatismi del lavoro. E questi casi hanno una eco ampissima dal punto di vista mediatico, sono delle tragedie infinite, questo è assolutamente incontrovertibile. D'altra parte, però abbiamo anche 600 arresti cardiaci all'anno invece, che sono oltre il doppio, il triplo, il quadruplo dei morti per incidente stradale. Quindi è un problema davvero sociale l'arresto cardiaco, anche se invece sembra che la morte per incidente stradale sia un problema più rilevante. 600 arresti cardiaci all'anno solo in provincia di Como vuol dire che per 2 volte al giorno noi abbiamo un arresto cardiaco. E non è vero che questo si verifica solo nei soggetti anziani, perché l'età media sono 72 anni, quella che abbiamo registrato nell'ultimo decennio, però l'arresto cardiaco colpisce da zero, letteralmente da zero a 100 anni e fino al termine, insomma, della vita. Non è neanche vero che nessuno sa quello che succede perché gli arresti cardiaci avvengono in casa, quindi in contesti domestici che non sono di interesse dal punto di vista strettamente mediatico. Il 24% degli arresti cardiaci che registriamo ogni anno avvengono fuori dall'abitazione. Il 24% di 600, fate il conto, 24 per 6 sono 150 arresti cardiaci che avvengono in strada ogni anno in provincia di Como. Almeno per quei 150 arresti cardiaci è necessario che qualcuno faccia qualcosa prima che arrivino i soccorsi. Allora, il ruolo della nostra centrale operativa 118 è quella di agganciare le 600 persone che ci chiamano ogni anno per segnalare un arresto cardiaco e fare praticare da loro le manovre di rianimazione cardiopolmonare, il massaggio cardiaco in particolare. Ci mettiamo 5 secondi, 10 secondi a istruirle. Quindi è chiaro come interventi, invece, come interventi sociali di addestramento al massaggio cardiaco come questo possono avere degli effetti di molto superiori in termini di qualità e di efficacia. Quindi è fondamentale che si facciano queste iniziative, ma ancora di più è fondamentale che i media parlino di quello che è veramente.